Avionews ha intervistato il direttore generale dell'ENAC Alessio Quaranta, ponendo alcuni quesiti relativi alle criticità gestionali dell'aeroporto di Bolzano. Tra le tematiche affrontate, il ruolo dell'ENAC rispetto agli scali regionali, concessioni aeroportuali e piani di rischio. Direttore, sappiamo che il decreto del Presidente della Repubblica 201 del 2015 classifica alcuni aeroporti come aeroporti regionali. Questo significa che l'ente nazionale di aviazione civile ENAC nutre solo un interesse limitato verso questi aeroporti e che tali strutture potrebbero essere abbandonate nel medio e lungo termine? A questo punto, come considerare in merito la rete europea TEN-T? E cosa pensa, nella situazione attuale, degli aeroporti in zone di confine come ad esempio quello di Bolzano? Io credo che vada fatta un po' di chiarezza in questo senso, partendo da un dato fondamentale: l'approvazione da parte del governo del Piano Nazionale degli Aeroporti. Ora, il Piano Nazionale degli Aeroporti va inteso come uno strumento programmatico, non uno strumento gestorio. Nel Piano degli Aeroporti vengono individuate quelle realtà infrastrutturali sulle quali lo Stato ha deciso di porre una particolare attenzione rispetto a quello che è il loro sviluppo, non soltanto nel contesto dell'aeroportualità, ma in un contesto di integrazione con altri modi di trasporti. È evidente che, per converso, tutti gli aeroporti che non sono compresi nell'ambito del Piano Nazionale rivestono de facto un interesse di natura regionale. Questo però non vuol dire che lo Stato abdica alla sua funzione di regolazione, che viene esercitata per la parte tecnica comunque attraverso l'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, dove una serie di funzioni che vanno dalla certificazione alla gestione delle attività, alla sicurezza in termini di safety piuttosto che di security, rimangono comunque formalmente e sostanzialmente incardinate in un'autorità unica nazionale, non vengono certe rimesse alla responsabilità regionale. Non si immagina una gestione di queste attività tecniche rimesse alla valutazione delle singole regioni. Detto questo, che credo andasse chiarito al di là di ogni dubbio, anche rispetto a quello che è l'attività di natura più prettamente commerciale, il fatto di non essere inseriti nell'ambito del Piano Nazionale non significa che poi non si possa rivestire un ruolo nell'ambito di quello che è il complesso sistema del trasporto aereo dal punto di vista dello sviluppo delle infrastrutture in Italia. Riprova ne è il fatto che, nel caso in cui si dovesse arrivare, come già in qualche caso è successo, a trovarci di fronte a situazioni in cui la gestione aeroportuale necessita comunque una rivitalizzazione, più di una volta l'ENAC ha provveduto a bandire gare pubbliche europee per trovare sul mercato eventuali investitori desiderosi di entrare nella gestione di attività che fino a quel momento si sono rivelate, se non fallimentari, di difficile attuazione. Per cui direi che vanno scissi i due piani, laddove la non appartenenza al novero degli aeroporti di interesse nazionale non significa necessariamente la chiusura, la dismissione, piuttosto che la remissione a un mero ruolo subalterno. Dunque, in qualità di ente nazionale dell'aviazione civile, vi preme mantenere in tali zone gli aeroporti nella forma attuale? Ovviamente tutto ciò che ho detto prima andrà sicuramente visto in un contesto cooperativo con gli enti regionali, in primo luogo per verificare l'interesse dell'istituzione regione a voler subentrare nella gestione di certe attività. Ed è evidentemente qualcosa che va verificato nella concretezza di tutti i propri aspetti. Il che non significa che, se l'ente regionale non dovesse dimostrare una particolare attenzione o un particolare interesse allo sviluppo di quella specifica infrastruttura, questa debba essere chiusa, questo non c'è dubbio. Ma è evidente che nella programmazione, a maggior ragione, si terrà conto di quello che possono essere gli interessi di natura particolaristica in termini di sviluppo delle infrastrutture. Probabilmente, da un lato, rispetto a interessi singoli della regione dove si colloca l'infrastruttura aeroportuale, ma da un altro lato anche a interessi compositi che possono vedere più regioni da questo punto di vista coinvolte.
l'Italia è un paese per dimensioni territoriali dove il trasporto aereo dimensionato a livello infraregionale ha realmente un poco senso. Difficilmente si può immaginare la necessità di sviluppare collegamenti di natura commerciale all'interno di una singola regione, vista la limitata estensione territoriale delle varie regioni italiane. Ciò ci fa pensare che probabilmente mettere a fattor comune interessi plurimi di più regioni limitrofe può portare a delle soluzioni più stabili nel tempo. Ovviamente lo stiamo studiando, questa è tutta un'attività da costruire. Devo dire che da un punto di vista concreto rispetto all'individuazione degli aeroporti inseriti nel piano nazionale sono realmente poche le infrastrutture aeroportuali oggi aperte al traffico commerciale che non rientrano in questo novero. Per tutte le altre oggi esistenti a livello regionale e che non vedono la gestione di attività di natura commerciale, quando parlo di natura commerciale intendo in termini trasportistici evidentemente, già abbiamo un regolamento ad hoc approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC più di un anno fa, sulla base del quale stiamo procedendo a bandire diverse procedure di gara per selezionare nel mercato un soggetto interessato a gestirle per la loro attuale dimensione, cioè del traffico di versione generale, includendo in questo anche l'attività aerotaxis, la business aviation, le scuole di volo, paracadutismo e tutte quelle che sono le attività tipiche di una infrastruttura aeroportuale cosiddetta minore, che poi minore è legata evidentemente alla non presenza di traffico commerciale, intendo voli linea piuttosto che voli charter, ma non è sicuramente minore rispetto al numero dei movimenti. Abbiamo delle infrastrutture aeroportuali in Italia dove si svolge unicamente attività di natura commerciale che per numero complessivo di movimenti annuali superano alcuni aeroporti aperti al traffico commerciale. Dottor Quaranta, al momento non è chiaro come dovrà svolgersi in futuro l'assegnazione della concessione per gli aeroporti regionali. L'ENAC continuerà a rivestire un ruolo determinante nelle concessioni oppure saranno competenti esclusivamente le regioni, ai quali poi apparterranno in futuro le aree aeroportuali? Quali limitazioni potranno prevedere le regioni con gli affidamenti delle concessioni? E poi la concessione potrebbe anche non essere assegnata, con gara europea naturalmente, con l'obiettivo di sospendere la gestione di un aeroporto? È una domanda complessa con tante sfaccettature. Su alcuni aspetti credo di aver già dato delle risposte. Per quanto riguarda l'attività dell'ENAC in termini di ente di natura tecnico-certificativo non cambierà nulla. I requisiti di natura tecnica, che peraltro provengono da normative internazionali, sia comunitari che provenienti dall'ICAO, quindi a un livello ancora più elevato in termini di diffusione, cioè a livello mondiale, è chiaro che la regola va applicata da tutte le infrastrutture, che siano provinciali, comunali, regionali, statali o qualunque tipo di attività vadano a svolgere dal punto di vista tecnico-aeronautico, sono soggette comunque alle stesse regole. Quindi in questo senso l'attività dell'ENAC non cambierà e né cambiano i requisiti che queste infrastrutture devono soddisfare, ovviamente ognuno per quello che è la propria tipica capacità in termini di valutazione tecnica rispetto alla singola infrastruttura. Poi è chiaro che tutto il resto del meccanismo è un pochino da costruire. Sicuramente dal punto di vista dell'ENAC la metodologia per selezionare il contraente non può che essere la gara pubblica europea, laddove già fino ad oggi abbiamo avuto delle esperienze, devo dire, coronate da un discreto successo nel trovare sul mercato soggetti desiderosi di andare a gestire un'infrastruttura aeroportuale aperta al traffico di aviazione generale. Non conosco l'ordinamento regionale da questo punto di vista, non sono in grado di dire se da un punto di vista delle procedure poi si possa a livello di infrastruttura regionale e di competenza regionale immaginare delle procedure differenziate nella scelta del contraente. Non credo che le regioni come ente esponenziale del territorio abbiano particolari normative differenziate rispetto alle amministrazioni statali. Devo dire peraltro che anche qui occorre fare un distinguo. Un conto è la
proprietà del sedime in quanto tale e quindi l'eventuale trasferimento della titolarità del sedime di queste strutture dal demanio dello Stato al demanio della Regione. Altra cosa è la modalità di gestione di queste infrastrutture che rimane comunque governata da norme di carattere generale. Non credo che ogni Regione possa immaginare, né credo abbia intenzione di farlo, di costituire modalità autonome rispetto a quelle che sono le gestioni, sicuramente non dal punto di vista tecnico, perché come ho detto prima le norme poi sono di natura sovranazionale e vanno applicate da tutti i gestori delle infrastrutture, ma anche rispetto a quelle che sono di natura nazionale dubito che ci possa essere l'interesse della Regione a sviluppare un certo tipo di procedura piuttosto che un'altra con una normativa ad hoc che va a disciplinare le attività specifiche della singola Regione interessata. Non credo che questa sia l'intenzione e peraltro non credo che nemmeno questo la norma lo possa consentire. Per concludere, dottor Quaranta, a Bolzano si sta discutendo del piano di rischio esistente. Si tratta di un piano per la categoria aeroportuale 3C, come sappiamo, anche se l'aeroporto è classificato come categoria 2C e dovrà rimanere tale anche in caso di gestione da parte della provincia autonoma di Bolzano. Secondo lei ci sono i presupposti per discutere di un adeguamento del piano di rischio secondo il modello dell'aeroporto di Aosta? Ah, guardi, le rispondo in maniera semplicissima e velocissima. Questa è l'ulteriore dimostrazione concreta di quanto andavo prima cercando di spiegare, e cioè che rispetto a quella che può essere un'eventuale ricollocazione delle infrastrutture aeroportuali nel contesto delle attività di interesse regionale, le normative di natura tecnica non cambiano e saranno comunque applicabili da parte delle regioni così come sono applicabili da parte dello Stato. Poi ogni singola infrastruttura evidentemente deve vedere una collocazione nel proprio specifico contesto, dove se c'è necessità di immaginare determinate flessibilità nell'applicazione di specifiche normative si valutano sul campo.